Ciao ragazzi, oggi parliamo di Affinity Photo, software che ho acquistato ieri, approfittando del Black Friday barra Cyber Monday. Ed è questo software che costa pochissimo, è molto leggero, ne ho sentito parlare un sacco e viene definito da alcuni il Photoshop dei poveri. Vediamo se è vero. Allora, l'interfaccia mi sembra già, vedendo qui velocemente, è abbastanza simile anche nelle funzionalità Photoshop. Andiamo però a cercare di capire un attimino cosa cambia. Lanciamolo e facciamo una prima introduzione. Allora, la schermata iniziale è tutto sommato molto simile a quella di Photoshop. Barra degli strumenti, barra delle proprietà, spazio da lavoro e le palette. Ottimo, non vedo niente di strano. Vediamo un pochino e cominciamo a giocarci un attimo per farci un'idea. Allora, apriamo qua subito e vediamo le impostazioni per creare un foglio di lavoro. Vediamo un po', stampa, web, dispositivi, vediamo. Oh, molto interessante. Questo qui però lo fa anche Photoshop nelle nuove versioni. Mi mostra dei predefiniti sulle dimensioni dei dispositivi. Torniamo a web. RGB, formato colore. Ok, queste impostazioni. Sfondo trasparente, lo clicco qui. Ok, fantastico, apro. Sì, direi che le impostazioni sono semplicissime. Cosa fa? Se clicco qua, ah ok, Portrait Landscape, benissimo. I DPI, pixel per pollice, molto bene, margini e compagnia bella. E varie ed eventuali. Ok, perfetto, creiamo il foglio di lavoro, vediamo un attimo come si propone. Ok, sì, ma anche qui l'interfaccia è molto simile a Photoshop, gli strumenti sono più o meno gli stessi. Non mi fanno impazzire queste icone colorate in questa maniera qua. Vediamo un po', qui abbiamo i righelli. Il Kelly, se li riprendo mi mostra la dimensione, altrimenti no. Ok, si muove tutto, sembra Illustrator. Ok, va bene, vediamo, visualizza. Allora, tutto quello che di solito troviamo, vediamo, guide, righelli, sì, i righelli sono qui. Ah, ok, studio, quello che troviamo su visualizza in Photoshop qua si trova sotto la voce studio, mi avevano detto. Infatti ecco qua che abbiamo tutte le varie ed eventuali del caso. Perfetto, ok, poi andiamo di qua. Proviamo a creare un rettangolo, guarda quanti, creiamo un vettoriale. Proviamo strumento rettangolo, andiamo a creare un rettangolino a piacere. Ok, si è creato il livello, eccolo qui. Perfetto, questo cos'è? Vediamo un po'. Le regolazioni per creare le maschere tra un'immagine e l'altra. Ok, molto carina questa cosa, molto rapida ed efficace. Non so se c'è su Photoshop, non sono sicuro. Vabbè, blocco il livello, chiudo il livello, spengo il livello, rinomino. Il livello, ok, bene, carissimo, ok, va bene, queste sono solite classiche impostazioni per andare a vedere un attimino come gestire le dimensioni del mio vettore, strumento cursore lo sposto, l'ho lasciato un po' storto, pazienza, ok, se lo richiamo col cursore mi permette di assegnare i colori, che carina sta rotellina con i colori, non ho visto gli esadecimali però, vabbè, vedrò con calma. Allora, qui abbiamo l'esporta, invece di salva, salva con nome, se faccio salva, mi salva il progetto di lavoro, invece se faccio esport, qui abbiamo le guide, ok, fantastico, che bello, se clicco me le mette tac tac, se ne creo una nuova, qui posso andare a definire la posizione della guida, anche questo molto molto interessante e molto rapido. Qui c'è l'effettistica, clicchiamo, vediamo un po', sì, ok, solite robe, anche qui è molto molto scuola Photoshop, cambio colori, sfumatura, compagnia bella, sì, ok, sempre le solite cose, uguale per tutti i programmi, anche qui immediato. Qui vediamo un po', tracciati, chiudo il tracciato e poi eccolo lì, qui su c'è il colore, scala di grigi, no, non mi interessa, colori, ok, vado a scegliere un colore, questi saranno i colori sicuri per il web, ok, sposto, già fatto, che bello, lo metto qui, vediamo un po' se lo sposto sotto, l'ho cecchinato, ok, maschera, che bello, maschera veloce, aspetta che lo tiro fuori, ok, perfetto, impostazione, drop down per andare su e giù con i vari livelli. Vabbè, proviamo a cambiare, andiamo su una foto e vediamo cosa posso fare. Mi hanno detto che ci sono delle belle impostazioni maschera per i testi. Quindi sblocco questo qua e vado a usare lo strumento testo. Allora, molto carino il fatto che posso definire la dimensione del testo prima di scrivere. Ok, metto lì. Vediamo, scriviamo una parola a caso. Hello, baby. Benissimo, adesso vediamo un po'. Ok, lo sposto qui un attimo. Vedi, se lo trascino come maschera all'interno dell'oggetto, dell'immagine sotto, mi crea una maschera testuale che è completamente vettoriale. Che roba veramente figa questa. Mi piace molto. Poi vediamo un po' cosa abbiamo. Vabbè, adesso lo risposto, lo tiro fuori. Col command Z posso tornare indietro quante volte voglio. Però da qualche parte
devo trovare come ridimensionare i fogli di lavoro. Allora, ridimensione tela è dimensione quadro di Photoshop sostanzialmente, mentre dimensione immagine dovrebbe essere dimensione documento, ridimensione, eccolo qui. Allora, pixel, qui posso cambiare DPI, però mi cambia le dimensioni ovviamente. Se spunto qua, mi permette di non ricampionare, cioè di ricampionare il disegno, ok. Clicca campiona, tornano fuori le dimensioni, lucchettino per il vincolo delle proporzioni, va benissimo, ok. Da qualche parte poi ci sarà anche la storia, che qui si chiama cronologia, eccola qui, aspetta che la apro un po' di più. Bene, ok, vediamo un po', la barra qui, cosa serve? Ah, ok, mi permette di tornare indietro, carinissimo, anche questo. Bene ragazzi, a me, devo dire la verità, mi piace molto. Questa è ovviamente solo una prima introduzione, approfondiremo nelle prossime settimane. See you!